qualche sospetto sul fatto che a fronte dell'inizio della guerra del governo turco, della Turchia nel nord-est della Siria, tutte queste pagine sono state bombardate di segnalazioni per contenuti relativi alla campagna di sostegno al popolo curdo, ma soprattutto, essendo in questo caso siti di informazione, alla loro attività di narrazione del conflitto a partire dalle voci che provengono appunto dalle popolazioni colpite e oggetto di un ignobile massacro. Questa situazione, ovviamente, non possiamo che usare il condizionale. Sembra essere, come dire, l'effetto di lo scatenamento di alcuni soggetti che all'interno, probabilmente vicini al governo di Ankara, che hanno come ruolo quello di segnalare le pagine di sostegno al popolo curdo. Questo, a nostro parere, abbiamo scelto la sede della Federazione Nazionale della Stampa, ci sembra essere una cosa particolarmente grave, per il semplice motivo che tutti noi sappiamo che le guerre non si giocano soltanto sul terreno di battaglia, ma si giocano anche sul campo dell'informazione e della propaganda, attraverso anche atti di censura. E in questo caso l'oscuramento o la minaccia di oscuramento da parte di alcune pagine che svolgono attivamente una funzione di informazione e di cronaca di quello che sta accadendo nel nord-est della Siria sembra essere una sorta di prolungamento della guerra sul campo dell'informazione. E la grande questione che a noi piacerebbe sottoporre ai responsabili della piattaforma Facebook se Facebook si sta prestando o meno a questo prolungamento della guerra del governo turco anche sul piano dell'informazione. La seconda questione, a nostro parere piuttosto rilevante, riguarda, come dire, la questione più generale che ci pone questo tipo di situazione. E cioè il fatto che Facebook oramai è una piattaforma che ospita al suo interno più di 2 miliardi di persone e svolge di fatto, fattivamente, una funzione di spazio pubblico, perché raccoglie al suo interno una quantità incredibile, la più grande del mondo, di interazioni fra persone e anche di circolazione di informazioni all'interno, come si dice, dell'infosfera, cioè della sfera della comunicazione digitale. Questa situazione da effettivo spazio pubblico però risponde a delle regole, a delle logiche che sono logiche non solo non trasparenti, ma che rispondono a criteri di una corporation privata. Questo credo che per quanto riguarda in particolare, ma non solo, in particolare il diritto all'informazione, che in questo paese è costituzionalmente sancito, crea una contraddizione, a nostro parere, sia di fatto che di diritto, tra l'esercizio di questo diritto e il fatto che la limitazione di questo diritto che avviene all'interno di una piattaforma privata non possa in qualche modo rispondere a nessun tipo di controllo pubblico e democratico. Dunque, oltre a questo aspetto, noi crediamo che sia arrivato anche il momento di porre un problema più generale che riguarda oggi il sostegno a una popolazione che è oggetto di una guerra scellerata e di un massacro, ma riguarda in generale il problema dell'informazione libera e democratica all'interno di un paese come l'Italia, che deve confrontarsi con logiche che portano a delle contraddizioni abbastanza evidenti. Mi fermo qui nella mia introduzione e passo la parola agli altri delle altre testate di informazione. Grazie. Buongiorno, io parlo a nome della redazione di InfoOut e insomma, chiaramente abbiamo delle riflessioni abbastanza comuni da riportare oggi. Chiaramente quello che è successo in queste ore, innanzitutto parto da quello che è un dato di fatto, insomma, di un'operazione coordinata, di un attacco coordinato contro i siti di informazione, i siti di movimento e le realtà sociali. Non stiamo quindi parlando, ma giusto per, insomma, per essere chiari, di un algoritmo impazzito, insomma, stiamo parlando di un'azione abbastanza precisa, per cui va presa per quello che è, va presa in un contesto che non è indifferente, è il contesto in cui la Turchia sta colpendo la Siria, sta invadendo la Siria del nord, quindi in un contesto di guerra in cui questa censura si sta inserendo, questi media indipendenti stanno svolgendo un ruolo rilevante nel racconto di quello che sta succedendo in Siria del Nord, ricordiamo in un contesto
abbastanza complesso come quello della guerra in generale, ma come quello insomma della specificità dell'Asia del Nord, in cui le organizzazioni internazionali di reporter e di giornalisti internazionali vi è, insomma, non vi è traccia. In questo contesto noi, insomma, più o meno insomma, tutte le realtà che qui sono rappresentate in questi anni hanno costruito con fatica delle relazioni, dei rapporti con chi vive in quel territorio, e il fatto che arrivi questo attacco serve in qualche modo a colpire questo aspetto. Io penso anche semplicemente alle menzogne che stanno venendo in questi giorni, che vengono raccontate da Erdogan e dal governo turco in questi giorni. Pensiamo alla menzogna in cui si parlava del fatto che le autorità curde avessero utilizzato armi chimiche sulla stessa popolazione, o che avessero in qualche modo incentivato la liberazione dei prigionieri dell'ISIS, cose che sono state smentite da video e da testimonianze che su Facebook fino ad oggi hanno girato liberamente. Chiaramente c'è da riflettere su quello che è Facebook. Pensiamo, insomma, secondo me non arriviamo neanche troppo impreparati a questo momento. In qualche modo ci aspettavamo che prima o poi queste contraddizioni venissero rese note. È un problema vero quello della censura, lo è tanto per quanto riguarda un gestore privato, che tra l'altro bisogna pure riflettere su altre contraddizioni che pone un gestore privato come Facebook, perché è una società che comunque produce profitti miliardari e lavora sulla mole di dati e sull'elaborazione di questi dati che tutti noi mettiamo in circolazione, per cui ci sono anche degli elementi in più sotto questo aspetto. Ma ricordiamo che insomma, spesso la censura avviene anche da parte degli stati. Quello che succede in Turchia oggi è abbastanza evidente, per cui insomma c'è una riflessione che non è semplicemente una dicotomia tra pubblico e privato, ma bisogna andare un po' più in profondità su questa questione. Per andare a chiudere, penso che insomma se in queste ore si sta avendo questo tipo di operazione nei confronti dei media indipendenti italiani, al contempo Zuckerberg ieri in una conferenza parlava di libertà di espressione, di libertà di opinione, che insomma stona con quello che sta succedendo nella completa insomma intrasparenza della comunicazione. Penso per chiudere davvero che comunque questa è un'azione appunto che non ci vede impreparati, che ci aspettavamo, e penso che insomma continueremo a ovviamente diffondere i nostri contenuti sia dentro che fuori la piattaforma, in tutte le forme insomma che riterremo opportune, e mettendo in campo tutti quei meccanismi di pressione che ci permetteranno appunto di continuare a operare nel modo in cui abbiamo sempre operato. Sono Antonio di globalproject.info e provo ad aggiungere brevemente alcuni punti. Tante cose sono state dette. E ovviamente l'attacco che c'è stato, che ripeto riguarda i media indipendenti che oggi si stanno esprimendo in questa conferenza stampa, ma riguarda anche tante pagine Facebook che sono legate a movimenti sociali che comunque in questi giorni hanno documentato innanzitutto quello che accadeva nella Siria del Nord, quindi la guerra di Erdogan contro la popolazione curda, e hanno documentato le mobilitazioni che si stavano producendo nel nostro paese, ma non solo. Ecco, questo a mio avviso ci fa cogliere tre aspetti che nasconde questa vicenda che è comunque uno degli atti più gravi di censura della comunicazione che sia stata fatta in questo paese e credo a livello internazionale, questo va sottolineato. Bene, il primo aspetto è quello di come si sta componendo, di come si sta producendo la guerra contemporanea, quindi oltre all'elemento politico, geopolitico, economico, che ovviamente sono
parte del conflitto globale da sempre c'è, si aggiunge l'elemento dell'informazione. Quindi l'informazione, lo si diceva già prima, la comunicazione diventano non solamente terreno di battaglia, ma sono strumenti che si mettono, in questo caso, a servizio di chi sta appunto compiendo atti di guerra. Quindi diventano parte integrante della guerra, che appunto è la guerra che si sta svolgendo nella Siria del Nord, ma è una guerra globale, che comunque da anni, da decenni si sta producendo e determinando nel mondo. Il secondo aspetto è quello legato al legame che c'è tra il virtuale, chiamiamolo così, e il reale, perché questo attacco è stato fatto nel momento in cui si stava producendo una narrazione di quella che è una resistenza che ovviamente si sta dando nella Siria del Nord, ma è una resistenza che vede la solidarietà, la complicità, che ha come parte integrante anche le mobilitazioni che si sono date a livello internazionale. Tanti post segnalati riguardavano appunto manifestazioni di solidarietà. Quindi c'è questo elemento che tende a colpire le battaglie che si stanno dando in questo paese a livello internazionale. La terza questione, e qua parliamo anche di una forma di risposta, bene, io credo che il modo in cui le testate indipendenti che sono qui presenti hanno reagito in maniera cooperante, in maniera coordinata, certo non sta producendo risultati sull'algoritmo di Facebook, ma ha sicuramente messo dentro una dimensione pubblica questo problema, che probabilmente sarebbe rimasto oscurato se non ci fosse stata un'azione interattiva, un'azione comune da parte di queste piattaforme. È un po' il nostro ruolo, no? Quello della comunicazione indipendente, di dare risalto a quello che poi dopo non trova spazio nella comunicazione mainstream, però è un ruolo che abbiamo assunto collettivamente e credo che questo sia un dato importante da sottolineare. E chiudo dicendo che può sembrare scontata questa cosa, però l'elemento della libertà di informazione non è una cosa neutra, non deve mai passare per una cosa neutra. Facebook sta agendo questo terreno della neutralità, di fatto producendo un'azione arbitraria, è una piattaforma privata, va per questo intrinsecamente contestata, perché agisce come piattaforma privata, però appunto produce uno spazio pubblico. Noi questo spazio pubblico dobbiamo sicuramente riconquistarlo, e la questione che volevo sottolineare è che crediamo che di fronte a quello che è accaduto, che appunto, ripeto, è una delle cose più gravi che sono successe nella comunicazione in questo paese, crediamo che sia necessario che anche la stampa mainstream se ne faccia carico, perché comunque il terreno della libertà di stampa è un terreno che riguarda tutti e tutte in questo paese e non solo. Io sono Sergio Cataro e sono il direttore di Contropiano Online, una delle testate oscurate ieri insieme a tutte le altre, poi ieri sera di comparsa, a un certo punto abbiamo avuto questa sorpresa e abbiamo avuto un attimo l'impressione che il problema si andasse risolvendo. In realtà non tutte le pagine oscurate ieri sono state riaperte e questa mattina invece arrivavano notizie che altre pagine sono state oscurate, cito quella del centro sociale Jesu Pazzo di Napoli, che ci aveva chiamato proprio poco fa sapendo della conferenza stampa che è stata oscurata per la medesima motivazione, cioè la pubblicazione di articoli, fotografie e messaggi contro Erdogan, contro l'invasione della Turchia e di sostegno alla resistenza del popolo curdo, no? Quindi c'è una motivazione politica. Cioè, il tipo di contenuto che viene veicolato, che viene oscurato, perché è quel contenuto, non è un altro. Siamo nella sede della Federazione Nazionale della Stampa e io vorrei ricordare un episodio lontano nel tempo, prima guerra del Golfo, 1991,
Giorgio Bocca disse che in occasione di quella guerra l'informazione alternativa aveva asfaltato l'informazione ufficiale. Cioè, nel senso, all'epoca c'erano le radio di movimento, non c'era ancora internet, e diciamo, gli strumenti della comunicazione alternativa, che erano le radio, riuscirono in quella guerra a fornire un livello di informazione alternativa qualitativamente superiore a quello dell'informazione mainstream. E un padre, diciamo, del giornalismo italiano come Giorgio Bocca lo scrisse nero su bianco sulle pagine della Repubblica. È accaduta la stessa cosa, e cioè che di fronte all'invasione turca della Siria del Nord e al tentativo di diciamo, una sorta di soluzione finale nei confronti della popolazione curda del Rojava e della zona, l'informazione alternativa era riuscita, io sono d'accordo con quello che diceva Global Project, cioè era riuscita a mettere in moto un meccanismo informativo ma anche mobilitante che in qualche modo, vuol dire, ha fatto contrasto serio alla gestione di un'operazione politica e militare come quella di Erdogan. Chiudo, due cose proprio rapide. Che nemico, che tipo di nemico abbiamo di fronte quando ci muoviamo su questo terreno? Perché è chiaro, se è un problema, se abbiamo solo un algoritmo, capite che ci sentiamo trasferiti in una realtà distopica in cui siamo uomini contro le macchine. La cosa è inquietante, però dire, l'algoritmo è prodotto, è il risultato di alcune indicazioni, anche perché, oppure è un sistema che funziona su input. E allora dobbiamo capire l'input da chi è arrivato. Da 20 troll di Erdogan per ogni pagina che hanno segnalato, no, all'amministrazione che quella pagina era seminatrice d'odio, e quindi è un lavoro che si fa, i servizi segreti lo fanno, no, cioè uscito su Le Monde Diplomatique proprio ieri l'altro un articolo sui famosi troll a pagamento, quindi non stiamo dicendo, non stiamo parlando del complotto, stiamo dicendo delle cose che avvengono dentro un mondo, eccetera. E allora ci serve proprio sapere chi ha mandato l'input per decidere che delle pagine che facevano informazione, o meglio comunicazione, perché oltre che informare mobilitavano, stavano creando un serio problema alla gestione dell'operazione politica militare. Ultima questione è obiettiva. Noi da ieri mattina, insomma, è cominciato un tantam fra le testate che erano oscurate, ci siamo ritrovati a condividere un medesimo destino, una medesima ricerca di come affrontarlo, ci troviamo in una stessa situazione. Le cose che diceva prima Global Project, ma anche Dinamo e tutti gli altri, è chiaro che qui un modo, un'idea di come fare squadra, se non ce l'abbiamo lo dobbiamo trovare, perché abbiamo scoperto anche le potenzialità e la vulnerabilità della nostra funzione comunicativa attraverso quello che oggi c'è a disposizione. Per cui in qualche modo ci hanno dato una scrollata anche a noi, no? Non sarà facilissimo, però ci hanno messo di fronte a una questione sul quale dobbiamo ragionare e provare a trovare delle soluzioni utili. Grazie. Scusate, leggo una nota che ci ha inviato la redazione di Milano in Movimento, che non poteva essere presente qua. Ecco, adesso mi viene. Ok. Allora, gli eventi delle ultime ore con gli oscuramenti mirati dei profili Facebook di siti di informazione indipendente e soggetti politici, a nostro parere, mettono in risalto in modo clamoroso alcuni punti. Facebook ha fatto la sua scelta in modo chiaro ed esplicito, una scelta di censura. Pur di non perdere preziosi clienti in Turchia, si piega ai diktat di un regime autoritario, silenziando chi ha dato il sangue per combattere contro ISIS, quando si dice pecunia non olet. La gestione autoritaria e assolutistica da parte di Facebook del suo spazio, questo è il secondo punto.
Uno spazio che include 2 miliardi di esseri umani non è uno spazio pubblico, un paradosso che è cruda realtà. Una community privata con propri standard, un regolamento formalmente riconosciuto dall'utente nel momento in cui vi si iscrive e ne diventa membro. Pertanto, nell'ottica del proprietario di questo portale, non c'è incoerenza nel decidere di chiudere un giorno i Camerati e domani i Solidali con Rojava. Chissà cosa potrebbe venire poi. In proposito, ricordiamo la proposta d'oltreoceano di Trump di inserire il movimento Antifa tra i gruppi terroristici e la mozione recentemente approvata dall'Unione Europea che equipara comunismo e nazismo, vietando la faccia e il martello come simbolo elettorale. Facebook non offre il suo spazio caritatevolmente in cassaguadagni spropositati dai dati dei suoi miliardi di iscritti. Il fatto che un'azienda privata si erga a giudice inappellabile della libertà d'espressione e dell'agibilità politica di gruppi indipendenti è un dato che deve far riflettere. Noi riteniamo che sia giunto il momento di avviare un'ampia e condivisa battaglia politica per inchiodare questo colosso alle sue responsabilità. Per questo ci sentiamo di spingere per una unione delle realtà che in Italia fanno informazione indipendente e controinformazione, allo scopo di intraprendere un percorso di rivalsa del diritto di parola in rete. La realtà virtuale e realtà in carne ed ossa, la redazione di Milano in Movimento. Allora, volevo sapere se ce ne sono altri interventi. Solo per dire che questa volta Rete Kurdistan. Rete Kurdistan Italia, che in questi ultimi 4 anni è stata oscurata 62 volte, con più riprese, con 2 giorni, 3 giorni e quant'altro, in questa frangenza non lo è stata. Non so perché, se sono stati moltiplicati gli accessi, siamo arrivati a 50.000 accessi giornalieri, in virtù della comunicazione che si sta dando, in virtù della comunicazione che arriva direttamente dalle fonti indipendenti, dagli stessi combattenti del Rojava, quindi ogni 5 minuti, quarto d'ora c'è una comunicazione, eccetera. Però i collegati a noi, per esempio Palermo Solidale con il popolo curdo, è stata oscurata per ben 48 ore, 72 ore fa, anche perché c'è stata questa presa di posizione del sindaco Orlando, estremamente netta, estremamente caustica nei confronti del console turco, che cercava di rimostrare il perché Orlando avesse concesso la cittadinanza onoraria a Öcalan. E lui era estremamente convinto, estremamente caustico nel momento in cui gli ha dato una risposta. Immediatamente, quasi sembrato un rapporto causa-effetto, aver comunicato questo, c'è stata la censura. Ma a noi, per chi usa Facebook, io per esempio non lo uso, non so, sono uno degli arretrati dei social, ovviamente, eccetera, ma nella nostra rete romana e a quella nazionale capita un giorno sì, l'altro pure, di venire oscurati, e quindi nasce questo circuito. Benvenuta ovviamente questa vicenda dell'agire collettivamente, perché non è pensabile che avendo e mantenendo ancora la libertà di stampa tra i diritti costituzionali qui in Italia esista un gestore privato di una larga piattaforma su cui il mondo attinge, eccetera, possa fare il comodo suo in queste circostanze. Per cui c'è bisogno di una presa di posizione politica, c'è bisogno, come dire, che si dia garanzia, ovviamente, se vuole mantenersi in rapporto qui nell'uso italiano, visto che tra l'altro c'è tutta la vertenza per quanto riguarda i social che non pagano le tasse nel paese dove operano, ovviamente, eccetera. A maggior ragione, oltre a costringerli a pagare le tasse, bisogna costringerli ovviamente a dare la garanzia dell'accesso, perché se no viceversa è un sopruso, ed è a maggior ragione un sopruso nel momento in cui c'è un popolo che viene riconosciuto da tutto il mondo di aver salvato l'umanità dalla barbarie, perché di questo si è trattato. C'è stato un momento topico nel 2014 che sembrava di essere ritornati ai tempi della Seconda Guerra Mondiale sul fronte di Stalingrado, sul fronte di Kobane sembrava che era finita la storia un'altra volta. Nessuno era in grado di opporsi ai tagliagole che circolavano non solamente su quel terreno ma anche in giro per l'Europa. Questa riconoscenza che oggi è diventata, come dire, mondiale, da ogni punto di vista si sono
imbarcati in questa riconoscenza figure che fino all'altro ieri dinegavano tutto questo, proprio Facebook ovviamente, che dovrebbe capire come va il mondo, come in certi momenti si cambia la storia, eccetera, tutto questo non è stato fatto. Quindi ci auguriamo ovviamente che questa sfida possa essere vinta, raggiunta nel momento in cui ovviamente i social sono un'altra parte fondamentale di quella libertà di stampa che è costantemente minacciata nel mondo. Altri interventi, vedo in sala che c'è Carlo Picozza, che oltre a essere la rete non bavaglio dell'ordine dei giornalisti, ma chiedeva magari un aiuto invece a Simonetta Crisci, l'avvocato penalista, protagonista di tante battaglie per i diritti, se in qualche modo ci può assistere un attimo anche in questo momento, da un punto di vista del diritto, su quello che è successo, se vieni un attimo qui, qui. Grazie. Buongiorno, volevo dire proprio due parole rispetto a questa situazione. Intanto non è che la Costituzione sancisce il diritto all'informazione, sancisce il diritto a manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo, con la parola, con lo scritto e in qualsiasi modo, tant'è vero che prevede che non ci siano censure, questo come premessa. Da ciò si è dedotto che il cittadino che deve democraticamente partecipare alla società in cui vive deve essere informato per poter attuare le proprie critiche e poter valutare le persone che poi delega, per esempio, per andare al Parlamento e poterlo rappresentare. Dalla combinazione di queste cose, nel 1994 la Corte Costituzionale ha espresso una definizione del diritto all'informazione, che è quindi il diritto a informare, ad essere informati, perché la democrazia si sviluppi in un paese. Da quel momento si è parlato di diritto all'informazione. Ora, questo diritto all'informazione non si ricava solo da questo, ma anche dall'articolo 10 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'articolo 10 prevede il diritto all'informazione, libero, sempre manifestazione del pensiero, e infatti io volevo chiedere a queste testate se avevano intenzione di fare un ricorso alla sezione europea della Corte di Strasburgo per ottenere un risarcimento, ossia non è perché la deformazione professionale, noi pensiamo sempre a queste cose, però è evidente che una sanzione ci deve essere a questo comportamento, non ci basta denunciare, la denuncia deve essere finalizzata a una sanzione che si chiede, anche interpellando il governo italiano, lo Stato italiano, per dire perché non controlla queste multinazionali che poi tra l'altro hanno un'organizzazione anche nel nostro paese, non è che sono irraggiungibili, tant'è vero che anche per le fake news tu puoi denunciare l'organizzazione stabile che c'è di quella piattaforma qui in Italia e non è più come prima che non si poteva fare perché erano sovranazionali. Quindi io credo che dei rimedi ci possono essere, il coinvolgimento dello Stato italiano che deve vietare che avvenga questa usurpazione di potere da parte di una piattaforma, diciamo, privata o giornalistica. Per cui credo che ci siano degli elementi per poter avere una sanzione di questi comportamenti che sono illegittimi assolutamente, che non sono previsti nella nostra legge da nessuna normativa e che quindi devono cessare immediatamente, anche con ricorsi d'urgenza, perché anche a Strasburgo devi prima esperire i ricorsi nazionali e poi può andare a Strasburgo, ma in caso di emergenza, come per esempio noi utilizziamo per i migranti che vengono espulsi e a volte abbiamo bloccato anche a Fiumicino la partenza, perché per i ricorsi d'urgenza a Strasburgo si può anche mandare un fax e chiedere l'immediata cessazione di questo comportamento, che ad esempio in un momento in cui c'è questa guerra e quindi la necessità dell'informazione deve essere veloce e deve essere praticamente non bloccata da nessuno, in questo senso insomma credo che buoni avvocati possano anche seguire una questione del genere. Grazie. Altri interventi? Allora, se siete d'accordo concludiamo, appunto, oltre ai ringraziamenti a tutti voi che siete venuti qui per appunto non solo denunciare ma chiedere anche, diciamo, degli interventi, come diceva l'avvocato Simonetta Crisci.
e oltre ai ringraziamenti alla FNSI perché in qualche modo chiama in causa l'AGCOM per fare chiarezza su questa vicenda che non è chiara, non è così scontata come potrebbe apparire. E in questa tavola è stato ribadito un principio comunque fondamentale, direi. Più fondamentale quando c'è una guerra, per esempio, quando c'è in presenza di una sporca guerra come questa. L'informazione come bene comune, come tanti soggetti vogliono in qualche modo manovrarlo per poi condizionare poi l'informazione e l'opinione pubblica rispetto appunto a un evento così drammatico e tragico come può essere una guerra. Noi che con la rete No Bavaglio veniamo diciamo dalla scuola di Stefano Rodotà, dal professor Rodotà, ribadiamo che l'informazione appunto è un bene comune, va difeso sempre, ovunque, soprattutto in queste situazioni emergenziali. Vi ringrazio.